La Juventus torna alla vittoria senza subire gol. Pensate, era diventata un colabrodo, la difesa più forte del campionato, almeno inizialmente, quella che aveva preso un solo gol fino alla partita di Cagliari, tra l'altro subito sul rigore, e poi invece erano arrivati quello dello Stoccarda, i quattro dell'Inter, i due del Parma, quindi una Juventus che a Udine vince ed anche in maniera convincente, mantenendo la porta di Di Gregorio inviolata. Un primo tempo fatto davvero molto bene, in stile Thiago Motta, è funzionato praticamente tutto. Un secondo tempo in cui la squadra si è un po' adagiata e l'Udinese ha avuto più di un'occasione per ritornare in partita, anche se, a dire il vero, a parte la traversa di Lucca, nel finale la Juventus non ha subito poi chissà quali pericoli. Però comunque una prestazione incoraggiante che può essere ulteriormente migliorata, che deve essere ulteriormente migliorata. Comunque questo è un video di pagelle, quindi andiamo con i voti. 4 e mezzo a Yıldız, impalpabile, impresentabile, tocca un pallone solo, almeno uno mi ricordo di avergliene visto toccare e lo regala agli avversari facendo ripartire in contropiede l'Udinese. 5 a Kop Meiners che va bene, rientra da un lungo infortunio, ma non mi è sembrato abbia fatto chissà che cosa per meritare la sufficienza, e soprattutto si è mangiato un altro gol clamoroso solo davanti al portiere. Sembra quasi che Vlahovic stia avendo un effetto negativo anche su alcuni compagni. 6 e mezzo a Yıldız, molto bene perché da una sua bella azione, da una sua bella giocata nasce il raddoppio di Savonarola. E poi molto bene anche come prima punta, non ha creato grandi pericoli, ma ha giocato per la squadra, secondo me, in maniera più utile di quello che riesce a fare Vlahovic, anche per caratteristiche diverse, ovviamente. 6 e mezzo a Savona, mezzo punto in meno perché fa gol, perché gioca un ottimo primo tempo. Poi però nella ripresa si concede qualche distrazione di troppo. 6 e mezzo a Cambiaso, sempre utilissimo. E 6 a Locatelli, che devo dire, in questo primo scorcio di stagione il suo lo fa, e discretamente, senza mai picchi di eccellenza, perché è un mediocre, però diciamo che da bidone è diventato mezzo bidone. Insomma, dalle mie parti si dice un sapotto aleare. In questo momento almeno si può guardare. Thiago Motta, 6 e mezzo, era atteso a una risposta, la risposta è arrivata. Adesso però bisogna continuare così. Bisogna marciare, marciare e cacciare. Mi raccomando, ciao.